Chi vincerà ovviamente avrà un ruolo. Esatto. Ci sostituirà nella serie. Il vincitore. Peccato che non abbiamo gli stessi compensi che hanno loro. Grazie. Si sente, sì, si sente bene. Cavolo, ragazzi! L'Italia, Roma, l'università! Wow! E dove hanno studiato Galileo Marconi e Rubbia? Veramente Galileo Galilei ha studiato a Firenze, Pisa e Padova. Carlo Rubbia a Milano, Pisa e New York. E Guglielmo Marconi era autodidatta e ricco. Ha studiato col maggiordomo. Beh, resta comunque una delle università più antiche del mondo. Credo sia stata istituita nel 1300. Temo tu sei in errore, Emily. Quella è l'università degli studi La Sapienza, istituita da Papa Bonifacio VIII nel 1303. Già, forse anche per questo si è guadagnato un bel posticino all'impero dei cristiani. Questa università invece è stata fondata nel 1982. Ah, ecco perché vedo in giro tante schede perforate e floppy disk. In ogni caso sembra un ambiente molto vivo culturalmente. Tante ricerche, esperimenti, scoperte. E come? Appena arrivate, Penny e Bernadette sono state catturate da un professore che gli voleva mostrare gli esperimenti sulla caduta dei gravi di Galileo. Gli ha detto che le avrebbe fatte giocare con la sua torre di Pisa. E l'aveva proposto a me prima! Questi ragazzi faranno delle scoperte sbalorditive ogni giorno. Ragazzi, ma saranno tutti quanti più di 20 anni, nonnetti vorrei dire. Beh, io a questi nonnetti vorrei farci volentieri un esame di biologia, sono i discendenti di Rodolfo Valentino. Ma che dici? Che dici? Rodolfo Valentino era di Castellaneta, nella provincia di Taranto, in Puglia. E tu come lo sai? Mia nonna aveva delle fotografie firmate di Valentino tra le sue cose. In verità, potrei essere io un suo discendente. E comunque, ammesso e non concesso che qui si facciano scoperte sbalorditive, voglio ricordarti, Howard, che a Roma c'è ancora il Papa. Se questi ragazzi si azzardassero a comunicare con le loro scoperte ad alta voce, finirebbero bruciati vivi. Noi invece finiamo in mano a qualche agente fanatico della CIA. Chissà cosa è meglio. Ma guardali, che belle facce intelligenti, sguardi vivi, una favolosa gioventù abile, geniale, competente, dalle grandi speranze. Già, chissà in quale favoloso paese emigreranno. Ah, wow! Magari un giorno le cose andranno meglio e potranno costruirsi un futuro qui. Sì, e magari un giorno arriverà un messia che ci monderà da tutti i peccati. Beh, si è fatto tardi. Andiamo a recuperare Penny e Bernadette. Andiamo a vedere il Colosseo. Sapete, gli italiani sono persone simpatiche, espansive, dedite al vizio, alla lussuria. Ora che ci penso, quella storia della Torre di Pisa poteva essere un'ardita allusione sessuale. Bernadette! Ci buttiamo nella mischia. Perché no? Sento già i geni di Rodolfo Valentino che mi fanno bollire il sangue!